pago io. No, ho capito. Siamo di nuovo in collegamento. Buon pomeriggio. In un posto qua, pagato io, eh? No, no, c'è il Bologna, oh, c'è il Bologna.
47 Sandoni Draghetti, 24 Lugli Baraldi. Nell'altro spareggio 48 Camprincoli Turchi, 40 Bonoli Capriotti. Mentre nell'ultimo finale di batteria 74-74, tanto registriamo il 10 di Sandoni che fa prendere il largo alla coppia bolognese. Nell'ultima finale di batteria, dicevo, mancante 74-74 Fabrizi Rinaldi, 47 Corbetta Benedetti. Potrebbe essere. Occhio che corto ancora 2 contro 0 adesso per Gianni Lulli, tenterà questo 3 sponde sicuramente non particolarmente agevole, c'è tutto il castello aperto, se no lunga corta di quella in alto dovrà tirare fuori traiettoria, quindi aumentano le difficoltà, entra infatti troppo, vediamo. Eh beh, forse è venuto giù troppo però, per avere un tiro. Sicuramente qualcosa deve tentare. Tenterà il trasponde di quella precedentemente menzionata perché si può provare di fare male con quella. Attenzione al pelo, lo prende dalla parte sbagliata. Una biglia, 26-57.
c'era per i quattro Simone Rinaldi per andare nei quarti. Brillo di Poema, altro tra la seconda, missione compiuta. Affonda e segna Draghetti. Trasponde lui larga. Vieni su un attimo.
risponde largo per Draghetti, però sono davanti 75-26, una dote abbondante. Abbiamo provato di seguire dopo la vittoria di Draghetti e Sandoni che vanno ai quarti, l'ultimo spareggio. Bravo. Proviamo ad inquadrare il finale di partita. 63 turchi Camprincoli, 54 Bonoli Capriotti.
56 a 71, Luigi Capriotti alla bocciata. Un birillino, un po' poco per la verità. Prima che sembra essere messa assai bene, almeno da questa postazione, non lo sappiamo di preciso naturalmente. Trasponde per il punto. Biglia perfetta. Riesce a segnare all'ultimo istante utile.
70-71 sull'errore di Stefano Camprincoli. Attenzione che con un filotto ci si mette in addirittura d'arrivo. Sbaglia, un bruttissimo errore per la coppia Capriotti-Bonoli. Ah, vince l'Udinese, visto? Perde 2-1. Va con il trasponde Fabio Turchi. A vedere il Bologna. Ah, ci sono dei soldi.
È andato via, è andato via. Buona biglia di Bonoli. Altro errore, brutto, brutto, brutto errore anche questo. Il punto è assolutamente da prendere. Alla fine segna e boccerà sul 70-71. Birillo di prima e altro laterale di seconda, 74-71.
Un'ottima prima della coppia Turchi-Camprincoli, però attenzione che c'è aria di colpo in testa. Ci vogliono due birilli bianchi però, eh. Gira la rossa però, mamma mia che brivido. Arriva il pallino, una lenta e una stretta. Ultima biglia della mano. Sono tessere per Bologna e per Reggio Emilia. Bologna ci sei te. C'era per il birillo Fabio Turchi 7974. La chiude e va ai quarti di finale. Bene, a fra poco per i quarti di finale. Ah, è vero che ti vuole la chiave per aprire la macchina. Con calma, eh?
Arrivo, eccolo qua. Sì, allora ce ne due che sono ancora imballati, non guardarli neanche. Guarda che...
Iniziano i quarti di finale qui a Faenza. Partita che abbiamo scelto come campo centrale Sandoni Draghetti, Rosa Morri. Visto che Enrico Rosa e Morri non li abbiamo ancora fatti vedere. Gli altri tre quarti, uno non è ancora stato chiamato, quello non chiamato è Fabrizio Rinaldi, Santarelli Gagliandro, mentre giocheranno in contemporanea anche Ivan Bianchi e David Bisogni contro Andrea Boccalon e Renato Galegati, Fabio Turchi e Stefano Camprincoli contro Marco Merloni e Edoardo Vanni. Beh, direi che ce n'è per tutti i Possiamo gruppi. dire tutte partite di alto livello con grandi giocatori. Partite, Valerio, che sfuggono anche al pronostico, secondo me, nel senso che è difficile dare un 51, secondo me. Tanta è una partita molto di giovani, cioè, ma infilati o non infilati per 16 fa una bella differenza. Sicuramente è un gioco diverso, il gioco da coppia, sono in scena achitisti fuori da tutti gli schemi. Questa partita qui di fronte a noi, Vanni, Edoardo e Turi. Qui Morri e Sandoni. Mi chiedo se ha giocato Minocchi del campionato italiano, ha perso la prima. Subito la prima, sì. Era in coppia con Stefano Giannoni, ha perso la prima. Sto Là in fondo c'è Bianchi e Galegati al pallino. pensando da chi. Calcio il cenno. Ah, da Principi e Tomassoni hanno perso. Intanto è iniziato il quarto di finale, 2 punti per Sandoni. Palla pressoché perfetta, appunto. Sandoni va a vedere se c'è l'apertura per far passare la palla verso i birilli.
Marco Morri lungo la sponda prendere il punto, far finire le biglie agli avversari, la palla cala in maniera esagerata, ma il punto è bianco. Tentativo di calcio di Enrico Rosa, entra poco, nulla di fatto, una biglia per lui, due pari. Per Morri siamo 4-2, prime schermaglie. Bruttissima prima biglia di Sandoni, che deve ancora registrare le valvole. Ne approfitta Morri, va lontano anche lui, c'è la possibilità di riprendere la posizione per Sandoni, deve arrivare fra il pallino e la palla, cartucciarsi a sponda. Ecco qua, bella palla. Tanto primo mini break Boccalon Galegati 19-0. Biglia perfetta di Rosa. Preso proprio dove voleva, ma di tirato a prenderla di là. E il tiro c'era assolutamente. Tiro di Draghetti che mette un po' di pressione.
che vuole una palla perfetta per prendere il punto. E la palla c'è, uno bianco. Quindi 6-2. Secondo pallino consecutivo per Marco Morri. Ometto di sopra. Vediamo se c'è un ometto di rientro. Niente, 2. 8-2. Risponde Sandoni larga. Tutti questi biliardi non aiutano a tirare da dentro, tutti. Infatti abbiamo visto tante palle lente che non hanno preso il bersaglio da dentro. Tanto 12 di calcio e 2 punti di colore per la coppia Bianchi e Bisogni, 14-19. Si va già per il sorpasso in caso di pieno. C'è il rimpallo per i bambianchi, notizia a 9 colonne, 2 punti, 16-19. Tanto tiro a salve di Draghetti. Attenzione a non proseguire in questi errori, perché la coppia avversaria è una coppia di tutto rispetto. È rimasto bianco il punto. Andrà l'attacco di quella rossa sulla destra. Entra pochissimo. Stesso tiro dalla parte opposta. Niente, uno di colore, ma siamo 10-2. Fasi di studio. Ma intanto la statistica dice... Pallini contro uno. Sì. C'è il 10 per Marco Morri, raddoppia la dote, certo, 20-2. Già meglio questa biglia, ma c'è comunque possibilità. E intanto una magia da parte di Marco Merloni, che non abbiamo certo bisogno di scoprirlo adesso, realizza 16.
Piazza Biglia, Enrico Rosa, due sponde. Prende il punto. Buona. Gran Bull, i draghetti. Per adesso Draghetti non è ancora entrato in partita. Assolutamente no, questo è stato un errore del tiro precedente, perché il tiro precedente ha fatto un tiro dietro, ma alla fine si è rivelato un buon, perché avrebbe dovuto tirare come tiro, però prendendo questa posizione metteva in difficoltà l'avversario. Intanto Gallegati 10. Non ci va tanto lontano neanche Marco Morri, attenzione. Secondo 10 consecutivo, 32-2. Ancora una brutta biglia, diciamo. Perfetto, Morri. Gioschi. Il telefono di Gioschi.
Ecco, dovremmo essere tornati in audio anche. Chiedo conferma che ci segue, se la voce arriva. Questo è il punto, guarda che rimane largo. Attenzione, due sponde in arrivo. Ce la fa Draghetti, questa volta il punto rimane rosso. Tre miglia. Addirittura 5 di colore. Può girarsi la partita, Iname, attenzione. Come dici te, può girare la partita. Nulla è fatto bocciare per Sandoni. Sandoni. Grande risposta anche da signor Marco Morri. Sì. Se è rimasto punto rosso non è niente male. Enrico, due sponde, sì, a pizzicare la rossa. Esatto, tiro perfetto.
già stato un po' la biglia prima, diciamo. Tanto nel biliardo 2 fanno gara a sbagliare tutte le biglie, una volta una coppia, una volta l'altra. Diciamo che prima avevano tre palle in mano, bianchi e bisogni, hanno fatto uno di colore. Adesso le tre palle in mano sono per la coppia veneta. Di un capello, ma d'altronde era durissimo comunque. Lunga, corta, ne ricordo. Entra troppo. Caligatti tenta lo strike. Realizza 10. Allunga. Andrà di tre sponde Gianluca Sandro. Giustamente ad arrivare, c'è solo del vantaggio ad arrivare. Va a segnare. Rosa trasponde. Tasca veramente quello lì. Mm.
capito perché lui, di solito quei tiri li fa con un centimetro di spinta, ha voluto provare a farne due biglie. Trasponde, Draghetti, è buona. Nove direi. Direi 9, ma è stato un tiro del poco. 32-40 con Gianluca Sandoni la bocciata. Birillo di prima, 10 di seconda, sorpasso con lo strike, 44-40. Comunque stiamo assistendo a un'ennesima bellissima partita. Sì, bellissima. Rambol di Draghetti che cambia ancora la palla di fatto. Che non si accende. Cazzo. E voilà, anche Marco Morri fa la sua parte. Casco così. Prima posizione sotto il pallino, non può far altro Eric Rosa che andare lì. Naturalmente vuol togliersi dagli impicci, per cui prova di togliere la rossa, tocca il pallino, trasponde dalla parte opposta per risalire dietro il pallino per metterla bene, ma comunque sarà un tiro a vantaggio degli avversari. Però se la mette bella dritta parificata potrebbe anche contare qualcosa. E invece è largo. Credo che andrà i due sponde di prima alla fine. Sta guardando il tiro in diretta. No, attenzione. Andare all'attacco della biglia rossa, ma attenzione a sbagliare. Io credo che alla fine andrà di prima.
invece no, corta ci smentisce. Vuole mettere pressione alla coppia avversaria e ci riesce perché trova un brillo d'autore e due punti di colore, 46-44, bocciata per Marco Morri. Ribadisco, bellissima partita. C'è un otto di colore esagerato di Simone Rinaldi. Vediamo Marco Morri sul 44-46. Non vuole essere da meno dell'avversario. Solo 10 per lui però, solo si fa per dire naturalmente. 56-44. C'è un pallino per Galigati che potrebbe fare la differenza. E la fa, eh? 61 Galigati Boccalon, 29 Bianchi. Ma qualcuno Bisogni. Mi chiede come fanno a essere lì quei due lì? Hanno comprato il girone, hanno comprato la finale e hanno comprato il campionato italiano, semplice. Una coppia veramente pericolosa. Purtroppo non sono molto conosciuti perché nelle gare non si vedono, però fanno queste e basta. Però conquista il punto Enrico Rosa. Ricordiamo per i più vecchi che era Andrea Boccalone, è stato anche master boccette, eh? Certo, più di vinto la gara nazionale di Bologna, biliardo match. E Renato Gallegati una vita in A1 Emilia Romagna, sì. Ricordiamolo, come bocciatore di coppia, ma io credo che sia almeno 25 anni che fa il campionato dalle nostre parti, naturalmente da quando si chiama A1 o Eccellenza credo che ne abbia saltati ben pochi, perché io me lo ricordo che era già a Molinella nei tempi che furono, nei primi anni. Ah, c'eri anche te? Un personaggio. Ce la ride Draghetti. Paga 12 Van Bianchi, 73-29, titoli di coda prossimi, mentre Simone Rinaldi non inquadrato, 48-18, 30-0 il parziale aperto. Possiamo dire che Enrico Rosa sta pennellando? Sì.
58-44 potrebbe già essere anche un pallino infernale. Diciamo che un pieno potrebbe quantomeno indirizzare la partita. Va fuori dal castello Marco Morri, quindi c'è una ancora speranze per Sandoni e Draghetti, speranze che però vanno messe sul concreto, sbagliando meno nella costa. Ora. L'ha messa bene questa biglia, la coppia bolognese. Licorosa sta pensando di attaccarla, ho capito bene il modo di dire. Ma adesso lo impariamo dopo. Trova il 12 di autore. Infatti avevo visto che c'era quel punto debole lì. 70-44. C'è poco da fare. Enrico Rosa superstar. Va di lunga corta, Draghetti, ottimo tiro. Mamma mia che tiro, bravissimo. Realizza 8 punti da applausi. 52. Un'altra notizia, due rimpalli per Simone Rinaldi e Bocciara in una partita. Un'altra notizia è che Enrico Rosa sbaglia un punto facilissimo. Attenzione a non uccidere l'avversario, Valerio, perché... Cioè, finché l'avversario non è all'angolo... In clinch, si dice così, giusto? Sì. Non c'è granché per i loro avversari, eh. Al massimo un debiglio, fuoco. Ma
55 Sandone Draghetti, 70 7-0 Rosa Morri. Rovescia, vediamo se trovo un birillo nella spazzatura. Non è così, questo è un brutto errore, che forse peserà tanto. Non ci è mancato tanto, a riaprirla definitivamente. Renato Garigatti gli serve un birillo per raggiungere la semifinale. Il birillo arriva. Semifinale per Garigatti e Boccalon. In realtà ne ha fatti 4 di birilli. Ne ha fatto 10. Quindi i primi semifinalisti Andrea Boccalon e Renato Galgati da Pordenone. Adesso Draghetti sta guardando un tresponde passare da lì e colpire il pallino, metterlo lì, magari al posto del rosso. Sarebbe l'ideale, perché se va troppo su c'è la replica degli avversari, se rimane al posto del rosso non c'è replica. Tu ne sai qualcosa di questa cosa qui, vero? Gli scheletri nell'armadio si stanno muovendo sinistramente. Purtroppo questo è un gioco fatto di non di millimetri, di molto meno, vero? Di meno di un tiro partito. Valerio, se lo prende ci sarà il bolatone finale, sembra stretta e infatti è stretta. Partita più persa che vinta, giusto? A questo punto sì. Tanto 62 Rinaldi Fabrizi e Simone Rinaldi che sta dando spettacolo. 26 Galeandro Santarelli. Galeandro che praticamente non l'ha mai bocciato. Allora, veloce, corta, spera di fare molti punti e di non subire il massimo, ma ho più poca fiducia in questa partita, purtroppo. C'è un birillo. Forse due, no.
Sì, eh. Diciamo che a quella velocità lì poteva cadere anche qualcosa in più, eh. Enrico Rosa va al calcio della palla in alto. Non la trova. E adesso andrà uno di colpo. Sì. Due. Serve un filotto a Marco Morri per raggiungere la semifinale. Brillo di seconda e rimane. C'è ancora una sottile fiammella di speranza per la coppia Draghetti e Sandoni. Ricordiamo che con, faccio un'ipotesi, tre di colore filotto si va a tirare dopo. Tanto la prima promette bene, direi. Io no. Risponde Sandoni. È andata bene, eh? È andata bene. Era stretta, correzione millimetrica. Alza il pallino rosa. Terminata sta partita andremo da Turchi Camprincoli Merloni Vanni perché è davanti la coppia che milita nel buscecchio di A2 Merloni Vanni, però attenzione. Non ci pensa neanche. Lunga corta ad affondare il pallino o la biglia. Attenzione che larga. Dicendo probabilmente che vorrebbe pareggiare la stecca Sandoni, anche perché quella lunga corta lì mi sembra difficile. Il giro della morte per Simone Rinaldi. Tutto è bene quel che finisce bene.
Non so mica se è entrata. Una biglia sola. Anche questo potrebbe essere un errore che può diventare un fattore nell'ambito della partita. L'unico modo per non fare la differenza è tirare giù 12. Tira giù un birillo. Fuori dal castello. Sai che stanno pensando a un tiro veloce sulla bianca di calcio? Io la partita l'ho persa, penso di strappare, capito? Certo. Tu pensi che la partita l'hai già persa 8 minuti fa, c'ho una chance da mettere. Adesso la tieni. Tanto 78-38 Rinaldi Fabrizi su Santarelli e Gagliandro. Thank you.
vittoria per il Berillo, credo. Andiamo da Marco Merloni, Edoardo Vanni, Stefano Camprincoli, Fabio Turchi. Tanto in semifinale Rinaldi e Fabrizi, è rimasto solo questo quarto. Ancora un altro. Vabbè, tanto ha già vinto, ora cambia. E 5 Vanni Merloni, 5-7 Camprincoli Turchi. Questa è una partita ancora senza un padrone. Naturalmente c'è un match ball nella racchetta di Edoardo Vanni, che ha questa bocciata non importante di più. Berillo di prima, 10 di seconda, 7-5-5-7. Via tutti. Sganciato, messa dentro l'angolo zero.
solo Fornisaro come campo. Ma però di Genova che c'è? No, di Genova, eh? Un burillo per Edoardo Vanni per raggiungere in semifinale le altre tre coppie. Burillo che arriva puntuale. Allora direi che gli incroci. Saranno Merloni Vanni contro Rose Morri. E Rinaldi Fabrizi contro due belle partite. Sì, naturalmente non le faremo vedere tutte e due in diretta. Interrompiamo il collegamento, ma appena inizieranno le semifinali saremo qui in diretta a mostrarle tutte e due. Cioè,